She got a home in day. Let me have a song to say, say God. I got a home baby. She's time to tell me your son. I got a home baby. I got a son you see. Non so cosa dire qui, è un successo straordinario. Guardate la piazza, siamo venuti qui per cambiare un po'. Salerno va bene, avete anche un sindaco nuovo, con delle idee nuove, si sta adeguando anche lui. Fai il giro piano, si sta adeguando. Due anni fa, lui diceva, vengono questi comici, questi saltimbanchi, vengono qua a dirci cosa dobbiamo fare, se fa l'inceneritore, sono contro l'inceneritore, anche un frate, sanno te. Signori, sta succedendo qualcosa veramente di straordinario in tutta Italia. Stanno facendo delle cose che sono incredibili. Qui quante liste avete? 25, 28, 30? 19 liste. 19 liste. 17 sono finte. Sono per prendere voti agli altri, per poi accorparsi dopo il ballottaggio. Hanno già deciso tutto, chi sono i consiglieri, mi dai 3 assessori, ti do 2 consiglieri. Noi non contiamo più, ecco perché giro io con un cazzo di camper. Noi non contiamo più, siamo fuori, spettatori dei soprammobili. E tu mi guardi così ferma, tu mi guardi così perché alla mia età noi siamo un po' responsabili di tutto. Tu mi guardi così e qualsiasi cosa noi facciamo, tu guardi e pensi, intanto, caggio fuoco. No, tu parli così, quelli che mi fanno più incazzare sono questi, che qualsiasi cosa fai ti dicono, ma perché tanto non fai, tanto non serve a niente. E poi ci sono gli ottimisti, i grandi ottimisti, quelli che ti dicono, vai Grillo, vai Grillo! Spacca tutto! E io dico, e tu? Io sto a vedere un po' quello che succede. Signori, sta succedendo, questa è una piccola rivoluzione della politica, la stiamo cambiando, abbiamo rovesciato la piramide. I cittadini vogliono contare qualcosa, questa è una lista di cittadini, poi la vedrete sul fatto. Una lista di persone che per mettere insieme è stato un miracolo, perché sono tutti incensurati. Come abbiamo fatto? Non lo so. Ma a parte questo, quello che voglio dirvi è che siamo espulsi da qualsiasi sistema. Tu mi stai filmando, è bellissimo che tu mi filmi, prova ad andare nel tuo comune a filmare i bilanci, a portarli fuori, chiamano i carabinieri. Eppure il comune è casa tua, lì ci stanno quelli che stipendi tu. E allora cosa facciamo? Ci dicono come fanno un inceneritore, se vogliono farlo, come cementificare, veniamo sempre a sapere dopo. Ci siamo stufati di guardare dopo quello che succede. Ci siamo rotti i coglioni. Facciamo il referendum, li buttano in un cesso. Facciamo il referendum contro il nucleare, vogliono farci 5 centrali nucleari. Facciamo il referendum per qualsiasi cosa. Bene, potevamo accorpare il referendum sul nucleare, l'acqua pubblica è legittimo intervento a queste elezioni, ma non si è potuto fare. Figurati se 25 milioni di persone con i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi in mano ai gruppi che sappiamo
figuratevi se 25 milioni si ricorderanno il 12 e il 13 giugno di andare a votare per l'acqua pubblica, contro il nucleare e contro il legittimo impedimento. Se lo facevamo adesso era meraviglioso, si sapeva già, potevamo andare a risparmiare 400 milioni di euro, ma non si è fatto, sono andati a votare, si sono consultati e poi dici, ma come mai non è passato l'accorpamento per un voto, perché proprio per un voto? Poi vai a vedere chi non è andato a votare, 12 del PD non sono andati a votare, 2 dell'Italia dei Valori non sono andati a votare, un radicale è andato a votare, ma contro, sono i becchini, sono i becchini della democrazia questa gente. E poi vanno nelle piazze a dire contro il nucleare, a favore dell'acqua pubblica, hai capito? Ci stiamo rompendo veramente le palle, qui basta, basta il dialogo, dobbiamo diventare cittadini con l'elmetto, siamo in guerra. Facciamo referendum, li buttano nel cesso, ne abbiamo fatto un altro, importantissimo. Importantissimo, il 98% degli italiani ha detto di no con un referendum al finanziamento ai partiti. Abbiamo detto di no, hanno fatto l'escamotaggio semantico, li chiamano rimborsi elettorali. E si sono divisi 1 miliardo di euro, 1 miliardo di euro, 500 milioni il PD, il PDL, 400 milioni il PD meno L, fino all'ultimo partitino che si è preso 40-50 milioni di euro all'anno e se li continua a prendere. Hanno nominato 9 segretari nuovi che ci costeranno 3 milioni in più. Fanno veramente i cazzi loro quando il paese è alla rovina. Cazzo, 1 miliardo di euro. Poi sono quelli che vanno sui tetti dai cassa integrati a abbracciarmi. Vanno lì e dicono non ci sono soldi per la ricerca, non c'è più una lira per la scuola. Non c'è stato un parlamentare che si sia alzato in Parlamento e abbia detto bene, i rimborsi elettorali del mio partito quest'anno li diamo alla ricerca, alla scuola e alla cassa integrazione. Italiani! Allora, abbiamo fatto gli dei, non per spaccare tutto, non per fare una rivoluzione armata, per fare una rivoluzione pacifica, per diventare un paese normale. Siamo scesi in piazza quasi 2 milioni di persone nel 2007 per firmare in un giorno, 350.000 cittadini hanno firmato 3 leggi popolari. Una, chiedevamo una cosa ovvia, porca puttana, ovvia, per diventare un paese normale, chiedevamo di togliere i condannati dal Parlamento, almeno quello. Certo, ma è normale. Bene, la sinistra, che io pensavo con una cosa così venisse, ci abbracciasse e ci dicesse siamo con voi, sono quelli che si sono scagliati contro di noi, l'antipolitica, la demagogia, il populismo. Pensa. Poi abbiamo fatto un'altra legge popolare e abbiamo detto un'altra cosa ovvia, 2 mandati, 2 legislature e poi a casa, 2 e poi a casa, cazzo, c'è gente da 25, 30, 40 anni a 20.000 euro al mese, sono le zecche di Stato, non gli abbiamo dato una delega eterna, poi parlano dei giovani, cazzo i giovani sono senza lavoro, i giovani dove sono i giovani, porca di una puttana, fermi, i giovani. Si accorgono dei giovani adesso, sotto elezioni, si accorgono, li candidano anche finti giovani, le donne con candidate e con la candida. Quindi, questa è cattiva. State a sentire, il mondo sta cambiando in questo momento. Se guardate, date uno sguardo ai documentari dei telegiornali del mondo su cosa succede in Maghreb, in Etiopia, in Siria, cazzo. In Marocco, in Tunisia, in Libia, aprite e vedete che le rivoluzioni li fanno quelli di 20 anni, di 25 anni, porca puttana, attraverso la rete! La rete, la Libia, ha una velocità di download che è doppia quella dell'Italia. Si trovano, si mettono, si danno un appuntamento e mandano a casa un dittatore. Ma è pazzesco! 20 anni! 20 anni cambiano il mondo, Bill Gates! Quando ha inventato Windows aveva 19 anni, Jobs e Wozniak, quelli di Apple, avevano 21 anni,
Zuckerberg, quello di Facebook che mette in contatto 600 milioni di persone, ha 24 anni e noi dovremmo farci progettare il futuro da un pensionato di 74 anni, senza capelli, senza prostata, con un uccello, una uomina, dedicato per te. Intervenire e ognuno di personale rischiarla veramente, se no questo paese non lo cambiamo più. Non devo rischiare solo io rischio, per modo di dire, potevo fare altro, perché sono qua, tutti mi dicono chi te lo fa fare a Grillo, chi te lo fa fare, me lo fanno fare 6 figli, di cui uno sta andando in Australia, l'altro è già in Olanda, me lo fa fare per dare un piccolo, una speranza a sti ragazzi, a queste persone, che cazzo avete dei giovani davanti, porca puttana, allora fanno le elezioni finte, poi abbiamo firmato la terza cosa, la più importante di tutte, non l'abbiamo capito. Abbiamo 1000 parlamentari che chi li ha eletti? Il popolo non c'è più, sono stati nominati da 5 segretari di partito, basta, chi sono? Ma chi sono? Quando sento parlare la Corte Costituzionale, il Presidente del Consiglio, la Cassazione, che cosa sono se non abbiamo eletto noi nessuno di queste persone qua? Ma stiamo mica scherzando? Io ero in Calabria, ero a Nardò, e subito prima di me, in una piazza così, con molta meno gente, c'era il Ministro Alfano. Un ministro della Repubblica che paga con i soldi pubblici una campagna elettorale per un cazzo di partito. Non si è mai vista al mondo una cosa così. Ma stiamo scherzando? Un ministro degli italiani che fa pubblicità a un partito. Ma dove sei? Non ci fa più effetto. Mi guardi così. Mi guardi come dire, ti ruota tutto. Cazzo ti ruota tutto. O ti giochi qualcosa, siamo in guerra, qui l'unico referendum che dobbiamo fare è quello che hanno fatto i nostri papà e i nostri nonni nel 1947, ve lo ricordate, che hanno deciso se diventare una repubblica o una monarchia. Questo, adesso noi dobbiamo decidere, fare un referendum, se diventare una democrazia o una cazzo di partitocrazia, se siamo cittadini o sudditi, va bene? Dobbiamo decidere, no, la ferma, non avete ancora capito. Non ho una foto normale, io sono sempre così. Cazzo, mi fanno delle cattiverie che voi non avete idea. Mi cambiano i giornali, o depistano gli appuntamenti, o dobbiamo pagare le spese del palco, l'allacciamento alla luce, che dovrebbero essere gratuite sotto elezione. Mi fanno le foto 3 ore prima, e quello dell'Ansa è venuto a Varese, ha fatto 3 ore prima la foto della piazza che non c'era nessuno. Ha fatto la foto. Poi si è riempita, è arrivato, mi ha fatto una foto dal basso verso l'alto, io così che parlo a una piazza vuota, e ha mandato le 2 foto in giro. Fanno così, vengono, fanno dei finti lavori pubblici nelle piazze per diminuire la capienza, arrivano gli operai con le transenne e dicono siamo iscritti al movimento, guardi, adesso le accoppiamo lì le transenne. Cazzo, senza mezzi di informazione, senza televisione, stiamo avendo un risultato pauroso, non c'è nessuno.